City Report. Cari amici, siamo tornati, Tullio Trapasso con Paolo Rusconi, City Report. Oggi, fine di ottobre, siamo a Milano, in una zona centrale, vicino Piazza Cinque Giornate, questa è Via Mancini. Vi facciamo vedere il degrado che c'è anche in queste vie, che essendo centrali molte volte vengono elogiate per essere questo grandissimo luogo pulito, raffinato, eccetera. Troviamo di tutto, da sedi storiche di partito non utilizzate, abbandonate così da 20 anni. Questa è quella di Via Mancini. Movimento Sociale, Fronte della Gioventù, e adesso è della proprietà della Fondazione Alleanza Nazionale. Ma proseguiamo, raccolte rifiuti che non vanno, ed eccone una, e proprio di fronte alla ex sede del Movimento Sociale in Via Mancini, guardate qui, sicuramente questo non è lo sporco di un giorno solo, guardate. Quello che vedete invece è il 12 di Via Mancini, un palazzo non particolarmente utilizzato da quanto potete vedere dalla porta, dai volantini all'interno della buca, è tutto pieno di graffiti, di scritti, anche questo, qualcosa che insomma contrasta con questa immagine del centro così ben tenuta e curata. Ma la cosa che vi volevamo evidenziare oggi è un'altra, noi proseguiamo di qua, vedete questa bella gru che troviamo qui in fronte. Qui, poi vi faremo vedere una foto, c'era la Fondazione Sportiva Indalo. Adesso da circa 20 anni, a parte questo posteggio, vedrete che cosa c'è. Quale degrado ha portato? Andiamo a vederla. Ed eccoci che siamo all'angolo con la via Marcona. Quelle che vedete sono le nuove costruzioni che sono state fatte. Hanno una storia particolarmente travagliata perché doveva nascere un complesso alberghiero, dovevano essere aumentate delle planimetrie, sono state fermati i lavori. Poi sono riniziati, poi casualmente, come sempre capita, si sono bloccati. Tutto questo ha una durata di circa 20 anni. Cosa troviamo qua a 20 anni dall'ex Indalo? Andiamolo a vedere. Questa è la struttura metallica che è l'unica che funziona da garage, che è questo parking da questa parte, ma a noi ci interessa vedere invece quello che è il problema che ci viene segnalato da diverse persone, che è riguardante quest'area qui. Ed eccoci arrivati. Anche qui i segnali dell'abbandono e del degrado sono evidentissimi. Troviamo calzini, bottiglie, feci, confezioni di cibo, vestiti. E anche la natura ha voluto dire la sua, eccola qua. Il palazzo sembra in buona parte già abbastanza strutturato bene. E questa è tutta la vegetazione che cresce intorno, guardate qui, dove c'è un degrado si somma il degrado. Spesso ci capita di dire dove c'è il degrado appunto si assomma il degrado, direi che quello che vediamo qui in tutte le sue varie sfumature. Anche dentro è pieno di immondizia. Ne è la dimostrazione, anche dentro è pieno di immondizia, spesso c'è della gente che si introduce all'interno, non si sa se è per dormire o per fare che cosa. Noi spesso l'abbiamo visti, da poco tempo sono state messe due catene agli ingressi, che sono una questa qua. E un'altra è questa qua.
e questo è il complesso del palazzo, come vedete ci sono anche già le scale. Ma proseguiamo, qua graffito graffito sul muro, questa fa sempre parte dello stesso complesso che fa angolo. Proseguiamo, caro amico Paolo, come vedi incredibilmente qui, a parte graffito graffito che noi troviamo, tutta questa strada qui poi porta direttamente verso un albergo a 5 stelle, che è questo che abbiamo qui. Questo è l'albergo a 5 stelle. Ok. Guardate che differenza, come avete visto poi le persone che campeggiano da queste parti sono sempre presenti, sorvegliano questa struttura. Ed arriviamo qua, nell'arco di 300 metri. Come avete visto, un degrado può portare a una situazione del genere. E allora noi ci chiediamo, siamo nel 2023, abbiamo parlato di sicurezza urbana, di recuperi di aree da anni, qualcosa è stato fatto, infatti nelle prossime settimane ve lo faremo vedere, ma ci sono queste incompiute che durano da più di 20 anni e siamo nel centro di Milano e non si capisce perché vanno avanti così. Comunque continuiamo, un saluto a tutti dalla prima puntata da Paolo e Tullio, alla prossima City Report Milano, via Cellini, via Marcona. Andiamo avanti. City Report.